Allora, oggi facciamo un bel vlog, come lo chiamano i giovani, e andiamo a provare a prendere confidenza con questa Bergamont elettrica. La proviamo o ci prendiamo comunque confidenza sui sentieri di casa qui in Vallolona, che conosco a miradito e attraverso i quali riesco a gestire le breve uscite in mountain bike. Stay tuned. Manubrio più stretto rispetto a quella della mia convenzale si fa sentire, ma naturalmente non è una, come si dice, condizione sine qua non per pilotare la propria bici. Qui possiamo notare alcuni lavori, i trail building fatti un po' a capocchia, un terreno purtroppo non proprio carino, molto polveroso. Siamo in vista ciclabile della Vallolona fino a Castelserra. Eccola qui, entra in gioco la spinta del motore elettrico in salita, o nello stesso momento in cui noi rilanciamo un po' sui pedali. Agili agili, senza spingere sui pedali, in modalità turbo siamo a 26 km orari e 3 super pedali. Nel momento in cui scaliamo avanti, acceleriamo un po', la bici un attimo arriva più in tazza di Castelserra su strada, accendiamo la spinta e andiamo verso gli scavi di Castelserra. Ah, vediamo con piacere che la 500 qui è stata rimossa e invece l'amianto è ancora lì. Abbiamo aperto gli ammortizzatori, siamo dietro la chiesa di Santa Maria Fuori Portas. Adesso, scusate, attenzione. No, vado piano, non ti preoccupi, non si spaventi. Era da Gornatio Lona a Castiglione Lona, ci siamo fatti un bel trasferimento su pista ciclabile e, perché è presto detto, sentiero del radicione. È un sentiero breve ma molto vario, con molte radici, molti appoggi, belle curve, ma più che a provarla, a prenderci confidenza con questo, un bel pezzo di sentiero scavato. Qui una volta c'era il radicione, il sentiero ormai è in condizioni pietose a causa dell'acqua soprattutto. Da qui, facendo la piana alta di Caronno Corbellaro, ci spostiamo su un altro tratto di sentiero molto piacevole, Campo dei Fiori. Si vede ancora
qualche sbuffo di fumo causato dall'incendio di questi giorni. Allora inizia a essere buio, come vedete vi ho messo la giacca che è anche più freschino, la batteria della telecamera. Allora la batteria della telecamera ci ha abbandonato, inizia a essere freddino, anche un po' buietto, abbiamo acceso le luci, abbiamo messo il giacchino e ce ne torniamo verso la macchina. Qua c'è la mamma e saluti a tutti. Bella linea.